Signore e signori, buonasera e ben ritrovati. Prima che sia il sipario, vi devo confessare una cosa. Alla fine dell'ultimo atto vi ho mentito. C'è una seconda pagina di diario. È incompleta, un po' confusa, ma esiste. È datata 4 marzo 2016, 7 mesi dopo la prima. L'abbiamo presa, l'abbiamo messa a lucido e l'abbiamo interrogata a fondo. Tra poco risponderà proprio alla domanda con la quale ci eravamo lasciati. Perché tutto si è fermato? Che cali dunque il buio, si faccia silenzio, si va in cena. Buona visione. 206 giorni. Questa è la durata del mio silenzio letterario. Quasi 7 mesi fa, presi la decisione di iniziare a scrivere. Eppure, non una singola parola è stata riportata qui, fino ad oggi. Non che mi mancassero i pensieri da mettere su carta, anzi, penso di aver fatto fare così tanti straordinari ai miei neuroni da sentirmi in dovere di raddoppiare loro lo stipendio. Vi posso assicurare che lo meritano, soprattutto perché sono stati loro ad avermi fatto capire che sorprendere la scrittura e riprenderla solo al termine della mia corsa era la cosa migliore da fare. Prima di tutto perché era strettamente necessario capire quale vero e profondo obiettivo, consciamente o inconsciamente, volevo dare a questa mia cosa, a cui in un primo momento non mi era sembrato importante dare un'identità. Cosa ti dà la presunzione di pensare che questa seconda volta sarà uguale identica alla prima? Sai davvero dove vuoi arrivare? Dove e quale sia il tuo obiettivo? Dare uno spunto di riflessione rappresenta davvero il massimo della tua aspirazione? Puoi fare di meglio? Devi fare di meglio? Forza, parla! Ma io non so nulla di tutto questo. Oltre a quello che vi ho già detto, sono completamente bianco, lo vedete anche voi. E se fosse questo il motivo per cui sei incompleto, senza risposte non potevi proseguire. È fondamentale sapere dove si va e soprattutto cosa si vuole. Non è forse così? Quello che dite voi è il motivo per cui il mio autore mi ha lasciato per 7 lunghissimi mesi chiuso in un cassetto. Nella prima pagina diceva di credere in me. Era convinto che io fossi la cosa giusta, anzi, la cosa migliore per reagire alla seconda malattia. Ha scritto su di me parole piene di speranza, propositi fantastici ai quali mi affidai ciecamente. Non passava giorno in cui io non sperassi di essere inciso da quell'inchiostro che tanto mi aveva infuocato e fatto sentire vivo. Però, dopo la mia nascita, piano piano capii che qualcosa in me non andava. O meglio, me lo fece capire lui, parlandomi prima di partire per un lungo viaggio dal quale nemmeno sapeva quando sarebbe tornato. Ah, quindi sai di più di quanto non hai semplicemente tatuato addosso. Cosa ti ha detto esattamente prima di andarsene? Ti ha detto dove sarebbe andato? Ha iniziato il discorso chiedendomi se conoscessi Giacomo Leopardi. Cioè, io sono figlio della sua istruzione. Se lo conosce lui, lo conosco anche io. Quindi a noi. Mi disse che la motivazione per cui partiva era la stessa che stava dietro a quel suo tanto famoso silenzio poetico. Mi disse che le riflessioni che aveva fatto non era ciò che gli serviva per proseguire la mia crescita. Gli serviva qualcos'altro. Per questo è partito. Però non è andato in città o luoghi lontani dal nativo borgo selvaggio. Anzi, mi disse che era diretto proprio lì, nei suoi meandri più oscuri. Mi disse che avrebbe fatto un viaggio all'interno di se stesso, perché era certo che le risposte che cercava si nascondessero lì. Se però tu ci hai detto quelle cose all'inizio, significa che le risposte stavano là e che le ha trovate. Cosa ti ha detto al suo ritorno? Quando dopo 7 mesi l'ho visto entrare da quella porta con una penna in mano, ho capito che ce l'aveva fatta, che adesso era pronto. E mentre scriveva quelle righe su di me, mi raccontò cosa aveva imparato. La motivazione che prima lo bloccava nella scrittura sembrerebbe piuttosto semplice. La malattia lo aveva cambiato e lo stava cambiando tuttora, fisicamente e mentalmente.
non si era mai soffermato a comprendere fino in fondo questo suo cambiamento. Per questo gli sembrava che qualcosa non andasse né in me né in lui. Con la presunzione che la seconda malattia sarebbe stata uguale alla prima, stava affrontando il problema nella maniera più sbagliata possibile. Se paragoniamo la guarigione ad una gara, lui aveva scelto l'andatura sbagliata, che lo stava portando inevitabilmente ad una prestazione deludente. Ma l'errore più grande che ha capito di aver commesso è che il suo avversario non è la malattia. Essa è semplicemente il tracciato su cui si corre. Viene scelto da altri e ci si può solamente adattare. Il vero avversario siamo noi stessi. E se non conosciamo noi stessi, non ci interroghiamo o addirittura ci sottovalutiamo, allora la disfatta è dietro l'angolo. Quel viaggio mi ha fatto capire che non poteva affrontare la gara come la prima volta, perché l'avversario non era lo stesso. Lui era cambiato e continuava a cambiare passo dopo passo. Ora che era consapevole di ciò, aveva trovato anche nuovi obiettivi per me. Ma allora, se hai capito tutto ciò, perché sei ancora incompleto? C'è dell'altro, vero? Confessalo. È la domanda che mi tormenta da quando sono nato, ormai oltre un anno fa. Quella è stata l'ultima volta che l'ho visto. Per quel che ne so io, potrebbe anche essere morto. E viste le illusioni che mi ha dato, spero davvero che lo sia. Signore e signori, termina qui il secondo atto. Thank you.